Ciao a tutti, sono Valeria. Benvenuti nel mio canale. In questo video vi faccio vedere come fare la manicure con solo una lima, senza tagliare la cuticola con forbicine e senza mettere il remover o usare la fresa. Questo video è più adatto alle ragazze che fanno la manicure a casa e non sono pratici con la fresa o con i forbicini. Le vostre mani devono essere più o meno in queste condizioni come le mie. Se avete la cuticola grossa, troppo attaccata all'unghia, questo modo di fare la manicure non va bene. Certo che con questo modo non possiamo avere la zona cuticola perfetta, però possiamo avere le mani curate e la manicure fatto bene, che permette di fare il seme permanente e la ricostruzione a casa. E la cosa più importante è scegliere la lima giusta. Deve essere 180-240, bianca. Quelli zebrati non vanno bene. Penso che si trovino dappertutto, vi lascio qualche link su info box. Meglio se sarà la forma di mezzaluna e i bordi devono essere morbidi e non tagliare. Deve avere angolini in questo modo. Allora, io già ho fatto tre dita in questo modo, adesso facciamo insieme l'indice. Prima di cominciare dobbiamo disinfettare le unghie con alcol o disinfettante. Prendiamo un bastoncino d'arancia nuovo e con parte piatta cominciamo a staccare la cuticola dall'unghia. Vedete come appoggio la mano? Cerchiamo di alzare un po' la cuticola. Quando vediamo che il bastoncino passa sotto senza ostacoli, possiamo finire. Prendiamo la lima nuova e con la grana 180 cominciamo a limare la parte laterale, dove di solito la pelle è più rigida. Limiamo solo la pelle, non l'unghia. Sempre con la lima 180, con la parte rotonda, limiamo l'unghia in zona cuticola, in questo modo che faccio io. Un angolo della lima deve essere proprio tra la cuticola e l'unghia. Dovete fare un po' di pressione verso la cuticola. E vi ricordo che il bordo della lima deve essere morbido, non deve tagliare. Adesso lavoriamo con angolini, con la parte di grana 240. Vedete come prendo la lima e faccio sempre un appoggio sulla mano. Non lavoriamo mai senza appoggio. Cerchiamo di strofinare sull'unghia intorno alla cuticola per togliere le pellicine. Non lo fate troppo, bastano due passate. Thank you.
Vedete qua, ci sono le pellicine e la cuticola che si è alzata e rimasta. Ad altre dita non avevo la cuticola in questo modo, solo questo dito è così. Io voglio toglierle, però potete anche lasciarle perché non impediscono la copertura giusta delle unghie con seme permanente o ricostruzione. Prima dobbiamo lavare le mani o bagnarle un po' con l'acqua alla cuticola. Adesso cerco di togliere le pellicine con la parte appuntita del bastoncino. Importante lavorare solo con la pellicina, non con la pelle. Passo con la grana 240 sulla pelle intorno alla cuticola. Vedete il risultato, certo che se facevo con le forbici lo farei più perfetto, ma solo per la bellezza e precisione, perché in alcuni punti è visibile la cuticola. Però il risultato è perfetto, possiamo tranquillamente mettere il seme permanente o fare la ricostruzione. Grazie a tutti che avete guardato questo video, se vi è piaciuto mettetemi un like e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao!